A me i dischi piacciono quando sono importanti. Devi fare il disco concepito che per forza deve essere tutto nei tempi stretti, non volevo farlo proprio, ho detto io faccio le cose come mi piacciono a me, provo ad andare contro tendenza e l'ho fatto. Gian Gileon per Elle Magazine, bella, Grazie. finalmente riusciamo a fare due chiacchiere per Oh, bene, ci prendiamo un attimo per focalizzare il tuo percorso, che ormai comincia ad avere anche una certa importanza dal punto di vista degli anni, no? piacere. Beh, dai, sì, ormai insomma sono tanti anni e mi sono legato alla cultura prima di tutto e poi al rap. Per cui sì, diciamo che ormai ho fatto tanti dischi, insomma sono tanti anni che rappo, insomma, sono legato a questa cosa sicuramente. Questa cosa si sente in All Eyes on Beast, nel quale sono curiosissimo di capire come sei arrivato al titolo. Mi si accendono un paio di lampadine, però vorrei capirlo da te. Vabbè, ovviamente diciamo che riprende un po' il titolo dell'album iconico di Pac, 96 mi sembra, e, insomma, che apre a quel tipo di hip hop che era un po' a fine dei 90, all'inizio del 2000, e che rappresenta un po' anche il filone magari a livello di sound. Insomma, di vibes, di feelings che volevamo insomma trasmettere io e Jack, perché secondo me lui a livello produttivo va anche molto in quella direzione, no? Un po' boom bap, però post riproposto, e insomma con quei suoni lì, e quindi avevamo bisogno di insomma, di un titolo che fosse un po' statement anche noi, quindi abbiamo pensato che fosse la migliore interpretazione da dare a questo album, che appunto è un album abbastanza grosso, ci sono tanti mood all'interno. Il disco appunto ragionato a due teste, la tua e quella di Jack the Smoker. Jack ha prestato alla produzione in maniera magistrale, ha fatto un lavorone, Sì, perché non è facile assolutamente. avere un vestito così uniforme ma così differenziato, no? Con così tante cose dentro, dal punto di vista musicale proprio, perché è un disco molto orchestrato anche, no? Sì, esatto. Infatti è stato bravo lui nella produzione a, insomma, riuscire a trovare più chiavi di lettura. E diciamo che io gli sono andato un po' dietro, no? Quindi quando trovavo quei punti di incrocio, d'unione di gusto, sia miei che suoi, siamo riusciti a trovare questa chiave che appunto ha diversi mood all'interno del disco. È un disco abbastanza lungo, però in realtà sono 56 minuti, anche se sono 17 tracce. Ma chi è o cos'è la bestia del disco? È un po' la mia chiave di lettura per quanto riguarda il rap, no? E non è come può essere magari frainteso, bestione, quindi la roba che ti all'anima è più lo spirito, no? Del rap, la voglia. Tu puoi essere stato uno dei miei anche ispiratori in questo, La conosco la bestia. se mi passi un po' il termine, tutta quella roba un po' raw che ti viene da dentro, no? E quindi la chiave di lettura grezza più diretta, ma che a volte può essere anche quella più giusta, ecco. Certo, e che nel tuo caso lascia spazio a tantissime sfumature, perché non c'è soltanto roba super dritta, ci sono delle riflessioni nel disco. Esatto. Essendo molto lungo, perché al giorno Sì. d'oggi 56 minuti sono un'eternità, visti sulle piattaforme digitali, no? Dove tutto è Esatto, velocissimo, e quando arriva a 25 minuti, di esatto. Sì. solito di media un disco ha detto quello che doveva dire. Il tuo invece ha talmente tante cose dentro che anche nelle strofe, nelle parti, soprattutto nei pezzi che hai scritto da solo, si sente che c'è un grado di approfondimento diverso. Sì, certo. Beh, sì, appunto, magari a volte il pubblico percepisce in maniera più diretta i banger, no? Quindi le robe dove picchi, fai insomma i classici bangeroni, pop, pestoni, boom bap, non so, mi viene da dire alla Bodas de Oro, che è una delle mie tracce più conosciute ed è una di quelle più underground, passando il termine. E quindi magari a volte le persone percepiscono maggiormente questo lato perché è legato tutto a un discorso un po' di impatto della presentazione del nome, appunto alla bestia, insomma. Però effettivamente c'è anche tutta quella parte, sì, che tra virgolette è bestiale, però è più riflessiva e
e quindi quella viene colta da, insomma, diciamo, gli ascoltatori più attenti, ecco. E spesso paga anche Moon Confusion. Avevo fatto un pezzo con Fritz, che anche lì era un pochino più riflessivo, che era Lost in Space, e comunque avevo ricevuto un bel feedback anche per quel tipo di tracce, di mood. E adesso sì, è tutto molto usa e getta, ma appunto per questo io alla fine le prime robe che ho ascoltato quando ero ragazzino, non so, il Wu-Tang, sì, Tupac, i Fugees, erano tutti comunque, spesso, cioè, c'erano i dischi corti con Asimat, però c'erano anche i disconi, quindi appunto Wu-Tang Forever 27 tracce, a me i dischi piacciono quando sono importanti. Fare il disco concepito che per forza deve essere tutto nei tempi stretti, non volevo farlo proprio, ho detto io faccio le cose come mi piacciono a me, provo ad andare contro tendenza e l'ho fatto. Hai detto una parola interessante, che è quella di tendenza, no? Prima hai citato l'underground, adesso citi la tendenza. Sì. Ed è vero, no? C'è una media per cui nelle piattaforme, nella maniera di comunicare un disco non può durare più di tanto, le canzoni non dovrebbero durare più di 3 minuti. Sì, tutti, certo, gli stereotipi del mondo della musica, che sono però prodotti da chi la musica la studia, non da chi la fruisce, e tantomeno da chi la scrive. Cioè, quando uno ha bisogno di scrivere una roba, si prende il tempo che serve. Sì, certo, assolutamente. Infatti, anche per questo non volevo avere il rush di dire ok, dobbiamo fare il disco in questi tempi. Volevo fare una roba che fosse anche un po' un percorso per me a livello artistico, no? Che mi permettesse di avere un processo di crescita anche all'interno proprio della lavorazione del disco, e penso che così sia stato, perché appunto comunque un disco abbastanza importante a livello appunto di creazione, ci ha messo 2-3 anni e sì, è difficile fare dischi lunghi nel tempo, perché poi hai sempre qualche insicurezza di qua di là, però quando riesci a stare attento a tutto, comunque a portare a termine fino alla fine, poi il risultato è, insomma, è un bel risultato che ti dà soddisfazione. E dal punto di vista dell'esposizione, tu sei stato negli ultimi 2-3 anni a lavorare a questo disco, ma anche sul disco di tanti altri, come sì, presenza nei featuring, non in maniera eccessiva, non prezzemolino, no, certo, però ci sei. Sì, e sì, qua riporti a casa un po' di amici, no? Ci sono tante collaborazioni, però sono stato attento al fatto, diciamo, che fossero autentiche anche queste, no? Non che fosse la roba buttata lì tanto per avere il nome X. E infatti devo dire che tutti si sono prestati alla stragrande. Mi viene in mente anche Marcello, Enigma, insomma, che prima mi aveva coinvolto lui, poi l'ho coinvolto in questo disco, e insomma è stato super disponibile. E lo stesso Vito, che comunque ha un'orbita completamente diversa dalla mia, che è ovviamente mainstreaming, un genere quasi diverso, siamo riusciti comunque a fare un pezzo che secondo me è credibile a suo modo, lui è stato super gentile, Jack è stato immenso nello starmi dietro, che comunque a nulla è dovuto, anzi, e, insomma, uno con cui c'è un'amicizia, fratellanza da tempo, sono stato contento di riaverlo dentro nel disco, insomma. Secondo me il percorso dell'album, anche tra le tracce, è coerente, i featuring danno, insomma, fruiscono bene. Sì, e poi danno quella possibilità di fare qualcosa in più, no? Citavi prima Kuno, con cui so che ti trovi bene dal punto di vista anche della scrittura, perché certo, c'è una maniera di alleggerire le cose senza farle male, sì, cioè facendole comunque con grande accuratezza, ma parlando di cose molto leggere e in temi leggeri. È chiaro. Infatti è venuto fuori questa roba che è forse la più West Coast di tutte, questa aura un po' più leggerina, sì, sì, di sì, tramonti, sì, impossibili, un po' classici anche dal punto di vista del suono West Coast. Decisamente, sì. E trovarti a tuo agio su una cosa del genere ha fatto proprio piacere, perché fa vedere tante sfumature della stessa persona, no? Sì, con, sì, la stessa, sì, con lo stesso istinto riesce a fare più cose. Insomma, la bestia è versatile. Beh, diciamo, ti ringrazio, diciamo di sì, beh, ormai appunto è tanto tempo che comunque curo la scrittura, ma è tanto tempo che, insomma, sono appassionato di pop, quindi diciamo che non ho
preferenziali definite. Mi è sempre piaciuto sia la East che la West Coast. Magari nell'album sono presenti tracce un po' più East, però ce ne sono appunto altrettante West, come possono essere appunto Soul Food, con Asher e Big Tino, però anche la prima traccia è un po' West, diciamo che è sempre quella roba di un po' 2000. E nello specifico Soul Food è una traccia un po' clubbing, e a me anche quella roba è sempre gasato, sì. Per cui con il giusto tipo di impostazione, cioè se pensi anche a DMX, ma c'era tutte quelle tracce con Swiss Bravo. Beat, magari a tutti non piacciono i beat di Swiss Beats, però secondo me con quella roba lì funzionavano alla grande, mi è sempre piaciuto. Non a caso hai citato un rapper che faceva del timbro la sua matrice, però poi aveva una versatilità di scrittura e interpretazione molto più ampia del team, certo, cioè non era soltanto quella roba lì. E riusciva a fare anche delle cose che andavano verso il pop, pur essendo molto credibili, voglio. E fare dei featuring nel mondo del pop da icona comunque del rap fatto in una determinata maniera, no? Assolutamente, infatti secondo me quella è la maniera più reale di rimanere credibile per un artista, no? Quando riesce a ad avere questo miscellaneous di skills, comunque insomma assunte nel tempo, poi riesce ad essere anche credibile quando fare altri tipi insomma di lavorazioni a livello musicale, e permette magari invece di fare una roba che è cruda, che è rap, renderla anche commerciale, no? Certo. Commerciabile. Un'altra cosa che reputo molto interessante per il tuo profilo è il fatto che tu hai uno studio, no? Cioè, sì. Ci ho messo 2-3 anni a fare questo disco. Da un certo punto di vista te lo sei potuto permettere, perché hai un posto dedicato, uno spazio fisico dedicato a questa cosa. Quindi quando entri lì sai che sei in quella bolla, e che finché non è finita quella bolla puoi andare avanti con il disco. Sì, certo, esatto. Sì, infatti lo studio è fondamentale, penso, per un rapper, perché insomma hai lo spazio mentale per poterti mettere lì e dire ok, adesso mi metto a creare la mia pace, la mia tranquillità. È veramente un'intimità anche quella cosa lì, perché esatto. In un mondo che cambia così velocemente come quello della musica in generale, il rischio è che una canzone che hai scritto 2 anni fa adesso non ti piace più è altissimo. Altissimo. Bisogna essere veramente concentrati su una cosa che dici questa per me vale per me. Quindi indipendentemente che passino 2, 5, 10 anni mi rappresenta in questo momento storico. Certo. Tu oltre ad avere lo studio hai avuto la fortuna di coinvolgere il tuo vicino di studio per fare i beat, no? Qui nasce veramente tutto un po' a chilometro zero. Sì, però questa è un'altra chiave di lettura un po' importante. Quindi vabbè, un amico, un collaboratore non scontato, che guarda caso è anche uno dei produttori più fighi e aperti che ci siano sulle possibilità della scena adesso, no? Secondo me sì, perché comunque vabbè, ovviamente Jack è principalmente conosciuto per le sue skills lirico-tecniche, però secondo me è altrettanto valido sotto il profilo della produzione, penso che in questo disco l'abbia dimostrato ampiamente. E quindi sì, sicuramente è stato un vantaggio il fatto di poter creare tutto, insomma, fatto in casa, diciamo, no? Quindi io e lui abbiamo lo studio da 8 anni, siamo arrivati al punto in cui comunque collaboriamo anche da diverso tempo a livello artistico, abbiamo detto dai, ora è il momento giusto di fare un album dove mi produce, cioè io ti produco, tu rappi e vediamo cosa succede, coroniamo diciamo questa collaborazione di lungo tempo e penso che ci siamo riusciti, ecco. Come è funzionato dal punto di vista più pratico? Lui ti ha proposto delle cose a livello di beat, tu gli hai parlato di alcune idee o... Allora, io di solito, insomma, diciamo che lui ha il filone tutto appunto Mobb Deep, Prodigy, vabbè, poi lui, insomma, mi piace tutta quella roba un po' East, Nas adesso gli piace tanto, certo. che è la roba classica, fortissima, di New York. A me piace quella roba, poi mi piacciono anche tante, mi piacciono anche le grezzate, tra virgolette, no? Mi piace Busta Rhymes, mi piace DMX, in quel filone lì, insomma, ci sono tanti artisti che ci piacciono assieme. Lui produce tanto e c'erano già dei beats che avevamo identificato per le mie caratteristiche rap che potevano andare bene, poi sicuramente io gli ho chiesto di andare in alcuni casi in una direzione che fosse un po' più mia,
più magari in Zucchero, dove c'è Francescario Boy Simon, una roba un po' più latina, che ovviamente c'è molto anche quella roba un po' Cypress, Belial, c'è cioè anche quell'aspetto di mi ha influenzato tanto. Però diciamo che siamo riusciti a trovare questa chiave di rottura con lui, che produceva tanto, e in alcune direzioni siamo andati verso Busta Rhymes proprio perché pensavamo che fosse l'incastro giusto a livello di gusto suo e mio. Infatti il beat di Metronomo, quello con dove rappa lui e Dani, è molto Nuts, cioè sembra proprio uno di quei beat che usava lui insomma nei 90s. E diciamo che questa è stata la combinazione più figa, secondo me. Poi ci sono tante tracce, anche Cugino, che ho realizzato con i ragazzi di New York, un'altra produzione enorme che ha fatto, secondo me. Insomma, ci siamo trovati bene. Esatto, hai dei featuring anche stranieri, no? C'è un po' di New York nel tuo disco. Sì, tra l'altro, sì, non una New York scontata, non con dei nomi né giganteschi, ma comunque con un grado di bravura palesemente alto. Cioè, sì, sì, sì. Le strofe scritte con molta oculatezza. Sì, dai, diciamo che sono nati dal viaggio a New York che ho fatto l'anno scorso maggio, e sono andato lì, ho fatto tantissime collaborazioni. Un giorno sono andato dalla DCM a Long Island tramite Sean Strange, ho beccato Nature, Tragedy Gaddafi, e insomma è passato anche Chaps, che è un rapper che bazzica quel giro, che è italo-americano, quindi di origine americana, cioè italiana. Lui collabora un po' con il Bill, lavora un po' con il Bill, un po' quello stampo lì, e secondo me è molto forte. E insomma ci siamo trovati bene, abbiamo chiacchierato, poi sono andato in studio da lui che mi ha invitato e lì abbiamo impostato il pezzo. E l'altro rapper è sempre un Steely One, è un rapper afroamericano molto forte, anche secondo me, che non scrive tutto in testa, poi registra. E anche lui l'ho beccato a New Rochelle, sempre lì a New York, sono andato da loro, ho beccato tutta la crew lì, in mille, mi hanno ospitato in studio, abbiamo registrato da un pezzo e poi anche lui mi ha mandato la strofa per Cugino, e insomma sono veramente soddisfatto di questo pezzo. Ci credo, no? Costruirsi delle connessioni in Italia è difficile, all'estero è ancora più difficile. Sì. Poi ci vuole tempo, dedizione, anche quel grado di simpatia nel fare le cose, sì, di empatia, sì, più che altro. Certo, che forse mi permetto di dire che manca un po' più qui adesso, no? Diventa tutto sempre un po' molto più calcolato qui, no? Faccio questa cosa con quell'artista perché poi posso fare questo, quell'altro. Trovo che un altro dei fil rouge del tuo disco sia che chiunque degli interpellati per far parte del disco abbia un talento nel maneggiare il microfono dal vivo, da Shade a Jack agli americani, palesemente tutta gente che sul palco ci sta. Certo. E questa non è una cosa da poco, soprattutto nel 2024, dove scheda, audio, microfono, casa, puoi essere anche il king del mondo. Certo. Però poi la musica, il rap nello specifico, non si esaurisce in studio. Come uscirà questo disco dal vivo? Sono molto curioso della cosa, perché... Sicuramente... Cioè, non vedo l'ora di suonarlo in giro, però insomma mi auguro che, no, che sarà sicuramente bello suonarlo, e chiamerò sicuramente gli ospiti che posso chiamare rispetto a dove mi trovo. Se fosse Milano mi piacerebbe avere Max, Jack, insomma. E non l'ho ancora suonato, per cui non posso dire, certo, ancora esattamente, certo, quali saranno le vibes, per cui spero che abbia un buon impatto. Ovviamente la roba è molto hip hop, non ha BPM velocissimi a parte alcune tracce, però insomma sono carico, non vedo l'ora di suonarlo. Dai, in bocca al lupo, e andremo sicuramente a sbirciare. Grazie.